di pensare di utilizzare
dormire anche tra l'altro. Il territorio sembra essere quello di aver abolito la democrazia e di dovercela portare con gli eserciti. No? Appare un po' strano. Ad esempio, liberarci da questo fardello non è facile. Cioè, convincersi che noi possiamo fare a meno di un sistema che utilizza le risorse immagazzinate da milioni di lavoro di anni del sole all'interno delle vite della Terra in forme che si possono immediatamente trasformare in quantità enormi di energia attraverso la combustione e dimostrare invece che noi possiamo avere gli stessi effetti e gli stessi risultati riorganizzando in maniera un pochino meno spontanea. È difficile trovare una cosa bella, ad esempio, come un progetto come questo. E è terribile pensare che probabilmente rimarrà sempre un progetto sulla carta. E poi è triste, ad esempio, pensare che i Terragni, quei grandi architetti, abbiano avuto una grande possibilità quando addirittura non c'era gente così attenta, perché c'era un regime che fondava sulla costruzione, meno sulla qualità della costruzione, il suo mostrare i muscoli, no? Oggi invece c'è una cultura che vorrebbe assolutamente delle dimensioni diverse. Io provo a darvene due o tre importanti. La prima, io poi vi lascio un libro e vi chiedo anche se è possibile di darci una mano. Abbiamo fondato un'associazione legata all'Arci che si chiama Energia Felice e ci proponiamo di diffondere moltissimo questa cultura. E dato che tu farai il sindaco, davvero noi pensiamo che forzare in direzione di usi collettivi, ad esempio, dei sistemi dei trasporti o di risparmio dei sistemi di costruzione delle case, dei sistemi di dispersione termica, che significa sicuramente molto più lavoro, ad esempio, per questo settore, beh, noi avremo un altro fattore moltiplicativo di 2,4 volte. In sostanza, con uno sforzo che il libro è tutto dedicato a questa analisi. Credo che con l'intervento di Martinelli a quadro, ossia dopo l'intervento della Ferrari, insomma, quadro sia completo, penso che ci siano tutti gli elementi per aprire una discussione, un dibattito, domande, interventi, insomma, gli stili ci sono tutti. Io in genere non porto l'orologio, non so dove sono, però penso che nella testa ce l'abbiamo ancora, no? per intervenire, quindi per informazione, controinformazione e formazione, cioè nel senso che questi dibattiti, insomma, portano contributi veramente, veramente notevoli e quindi questi ci permettono anche di arricchire un po' il nostro programma, insomma, no? Perché stiamo proprio costruendo anche attraverso questi incontri spazi che normalmente stiamo facendo per tirar fuori idee innovative, appunto per non ricaricare programmi vecchi, programmi passati in cui si fa l'operazione tag and call, si aggiunge qualcosa, si cambia qualche aggettivo, qualche parola, però la sostanza non cambia assolutamente. Qui veramente se vogliamo uscire... Buonasera a tutti, mi chiamo Aldo Dell'Acqua, mi sento un po' tirato per la giacca, visto che stavi parlando di Moribus. Ho lavorato in Moribus come conducente di linea fino al 31 gennaio di quest'anno, quindi sposo effettivamente quello che hai detto, cioè società di trasporto pubblico che per effetti tagli e quant'altro per sopravvivere continuano a inquinare, a puntare sul gasolio tradizionale. Niente, vorrei sapere a proposito dell'energia, ma sì, sì, dell'energia rinnovabile, di non avere l'alta e bassa marea, perché le fonti di energia enorme non se ne parla mai. Perché? No, io posso rispondere a questo. Non serve molto per il programma di Legnano. No, non è per il programma di Legnano, si parla di energia.
solo per la formazione generale. Quindi non abbiamo parlato per questo. No, è sicuro che, ad esempio, tutti gli aspetti che... No, devo dire che quello che ha detto Giuseppe, poi in realtà, oltre che caricare per una campagna elettorale, queste serate sono di formazione, ci fanno capire davvero che quella che sembra una realtà quotidiana dei giornali e della televisione, in effetti non è la realtà, la conservazione di il negare la realtà, la negazione della realtà. La realtà, io con qualche amico qua ne avevo parlato qualche anno fa, è quella di notare che noi magari come area politica, come magari non abbiamo i voti, però insomma. Con gli altri candidati ce ne sarebbero. Se gli altri candidati, insomma, in qualche modo fanno capire cosa hanno in mente, perché finora, francamente, no, io non lo so. Quindi, i candidati di centrodestra non dicono nulla, si sono divisi, quindi PD è andato la sua strada, la Lega per l'altra strada, però stanno zitti, quindi probabilmente hanno in mente di continuare le politiche precedenti e forse anche di peggiorarle. L'altro candidato di centrodestra, il terzo polo, forse mi dicono che ci siamo. Pensiamo di poter cercare di mettere in comune. Una è quella di pensare a un comune che comincia a gestire con convenzioni, ad esempio con la banca etica, borse di studio o prestiti d'onore per i ragazzi su specializzazioni ambientali. Cosa è possibile fare? Stiamo tentando con la banca etica di trovare il sistema. E la seconda è che